Da qualche tempo, ogni volta che parlo di post-produzione fotografica, mi ritrovo con una sfilza di commenti su cos'è bene, cos'è male, che cos'è fotografia vera e manipolazione della realtà. Se poi parlo di Luminar Neo, si scatena il putiferio. Tutto questo mi ha portato a fare alcune riflessioni che vorrei condividere. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Anche oggi sto girando questi miei pensieri con una configurazione che è leggermente differente dal solito, anche per questo tipo di contenuti. La variazione è piccola, ma vale la pena parlarne. La vediamo alla fine di questo video. Ora pensiamo alla realtà, perché se possiamo manipolarla, la prima cosa che a mio avviso va capita è che cos'è questa realtà. Definirla. Dunque, la realtà che cos'è? Ciò che vediamo? Perfetto. Dunque, io posso guardare da una parte e guardare dall'altra. Sono due realtà differenti. Se mi tolgo gli occhiali, la mia realtà non arriva al parabrezza di questa macchina. Fiorella, che è qui accanto a me, sta guidando. Se si toglie gli occhiali, la sua realtà inizia a 3 metri dalla macchina. Stiamo vedendo delle cose completamente differenti. Quella che è la mia realtà, la persona che mi è accanto, quindi a mezzo metro di distanza, ne vede una totalmente differente dalla mia. Quindi già questa non potrebbe essere una definizione di realtà. Fare fotografia vuol dire fare comunicazione visiva a un livello più alto, come macro categoria. Fare comunicazione visiva vuol dire a sua volta fare comunicazione, e fare comunicazione vuol dire scegliere. Anche nel raccontare pedissequamente dei fatti devi comunque fare delle scelte. È impossibile raccontare tutto nella maniera completamente astratta, come se tu non fossi parte della realtà che stai raccontando. A me piace immaginare la realtà come un punto geometrico che per sua natura non è osservabile perché non ha una dimensione, e quello che noi chiamiamo realtà nella realtà è un punto, scusa il gioco di parole, che vedi nel nostro linguaggio comune usiamo realtà per dire delle cose che in pratica sono delle nostre opinioni. Ti dicevo, io immagino questa realtà come un punto e noi siamo in una sfera il cui punto, la cui realtà sarebbe il centro, e da questa sfera noi quello che vediamo non è il punto ma quello che c'è dall'altro lato. Quindi il punto di vista di altre persone potrebbe essere completamente opposto al nostro, e tanto io quanto la persona che si trova al lato opposto parliamo di realtà e siamo convinti che quello che stiamo dicendo, quello che stiamo vedendo, quello che stiamo percependo è assolutamente vero. La realtà, per come la vedo io, è già una cosa assolutamente relativa al punto di vista, e nell'istante in cui decidiamo di comunicare il nostro punto di vista stiamo di nuovo facendo una scelta, quindi stiamo evidentemente alterando, manipolando la realtà, non con l'intenzione di farlo, ma per il semplice fine di raccontarla. Se io faccio l'idraulico e c'è una macchia di umidità sul muro, devo documentarla, magari per l'assicurazione, farò un'immagine stretta di questa macchia di umidità, un'immagine più larga dove mostro dove questa macchia di umidità si trovava, e questo per avere il rimborso dall'assicurazione. Se io faccio l'agente immobiliare e mi trovo esattamente nella stessa condizione, forse il dettaglio della macchia di umidità non lo scatto perché voglio vendere quella casa, forse inquadro proprio un pochino di lato, cerco di non farla vedere, e stiamo in un ambito che non è fotografico, perché parliamo di un idraulico e di un agente immobiliare che verosimilmente potrebbero avere l'hobby della fotografia, ma in ogni caso non stiamo parlando di fare fotografia, stiamo parlando di fare
documentazione. Ecco, già facendo documentazione facciamo delle scelte significative. E posso dirti che quando un fotografo fa documentazione, perché fa il fotogiornalista, perché fa street photography, perché fa reportage, fa una serie di scelte assolutamente infinite. Se io voglio fotografare un determinato panorama, lasciamo perdere le persone, non c'è nessuno, soltanto delle strutture fisiche, ma scegliere di inquadrare in un modo o in un altro può cambiare totalmente la comunicazione. Inquadrare uno scorcio della città, magari anche banale, nella maniera migliore possibile, più pulita possibile, da una comunicazione. Se io lì ci metto, vado indietro di un metro e inquadro il cassonetto traboccante di immondizia, sto facendo una comunicazione assolutamente differente, che fa passare un messaggio che non c'entra nulla con quello precedente. Eppure sto semplicemente raccontando un posto a un metro di distanza dalla foto precedente, ma ho fatto una scelta. Per come la vedo io, questa scelta è già manipolazione della realtà. Se poi intervieni in post-produzione e manipoli ulteriormente la realtà, stai utilizzando un mezzo differente, uno strumento differente, per ottenere un risultato simile, se non uguale. Tu mi puoi dire che quella di chi inquadra in un modo piuttosto che in un altro è fotografia, e quella di chi fa post-produzione in maniera particolarmente aggressiva non è più fotografia. Io potrei anche essere d'accordo, ma a questo punto mi viene da tornare indietro nel tempo, quando ho cominciato a fotografare con quello che era la fotografia in quel momento. Io avevo un'interazione con il mezzo fotografico, quindi con la pellicola che dovevo caricare, che dovevo scaricare dalla macchina, che poi personalmente sviluppavo e stampavo. Avevo un rapporto fisico con le stampe, con la carta, con i prodotti chimici, intervenivo manualmente, mettevo le mie energie in un processo nel quale potevo interagire con della materia e in quel modo ottenere un risultato nel quale, tra virgolette, c'era tanto di me, non solo dal punto di vista comunicativo, ma anche dal punto di vista proprio operativo. Cioè dovevo toccare con mano delle cose, plasmarle, muoverle, utilizzarle, e in questo modo arrivavo al mio risultato. Quello che succede oggi è totalmente differente. Noi abbiamo un sistema che utilizziamo per riprendere, che è la matrice di Bayer, ne ho parlato qua sul canale, se vuoi puoi dare un'occhiata al video per capire che cosa significa. Abbiamo tutti i pixel delle nostre foto che sono di un colore inventato, perché il sistema che utilizziamo per riprendere non conosce il colore di ciascun pixel, lo inventa conoscendo quello dei pixel accanto, e in questa maniera tira fuori un'immagine. Ora, definire questa realtà, definire questa documentazione, secondo me c'è già un problema. Cioè, se questa è una riproduzione della realtà, dobbiamo avere la manica parecchio larga nel giudicare quello che può essere manipolazione o meno, perché appunto ogni singolo pixel delle nostre immagini ha un colore che è inventato. La post-produzione è assolutamente obbligatoria. No, io scatto soltanto in JPEG. Perfetto, hai demandato la post-produzione a un algoritmo della tua macchina, ma la post-produzione è assolutamente indispensabile, come un tempo era indispensabile sviluppare le diapositive, sviluppare e eventualmente stampare i negativi, che fossero a colori o in bianco e nero. E parliamo del bianco e nero, perché noi abbiamo una realtà che vediamo da un punto di vista, la riproduciamo in una maniera che non c'entra assolutamente niente con quello che stavamo vedendo, eppure quella era fotografia vera. Mettevamo un filtro, magari rosso, davanti alla macchina perché volevamo scurire il cielo. Dunque facevamo una serie di operazioni per
distaccare la nostra riproduzione, la nostra percezione della realtà e ottenere una visione che era quella legata alla comunicazione. Ansel Adams ha portato all'estremo questa filosofia creando un sistema per visualizzare già in ripresa quello che sarebbe poi stato il risultato finale della stampa. E quindi parlare di realtà e di documentazione, a mio avviso, potrebbe portarci fuori strada. Io ho avuto anche, tra le varie cose, l'opportunità di vedere al lavoro la polizia scientifica. Ora, quello che loro fanno per documentazione è di anni luce lontano da quello che fa un qualunque reporter, un qualunque fotogiornalista, perché utilizzano tecniche, strumenti e sistemi totalmente differenti per ottenere un risultato che sia il più possibile astratto rispetto alla situazione e che mostri quello che è successo, quello che si sta analizzando nella maniera più oggettiva possibile. E t'assicuro che le tecniche utilizzate sono completamente differenti da quelle che può soltanto immaginare un fotografo che appunto utilizzi la fotografia come comunicazione visiva. Poi pensare che Luminar Neo sia semplicemente barare per il fatto che possiede delle funzioni che oltretutto nessuno ha ancora mai visto, ma magari basandosi su quelle di Luminar AI ci si può immaginare quello che può fare il nuovo software, ma pensare che per il fatto che ci sia una determinata funzione il software è un software per barare, a mio avviso è un atteggiamento puerile, perché è evidente che io posso cambiare il cielo alla foto, posso cambiare lo sfondo alla foto, posso fare tutta una serie di operazioni, ma prima di tutto non ti obbliga nessuno, quindi basta che non schiacci quel tasto e è un normale software di sviluppo RAW. Le stesse cose puoi farle con praticamente qualunque altro software di photo editing. Luminar Neo ha la colpa di aver reso queste cose più facili, a parte che, ripeto, non lo sappiamo perché ancora il software non c'è, ma insomma Luminar AI ha avuto la colpa di renderle troppo facili e dunque chiunque può farlo? Beh, insomma, se questo è il punto di vista, io alzo le mani, perché da quando in qua la semplicità d'utilizzo possa essere considerata un difetto, a mio avviso è una posizione pressoché insostenibile. Poi, per carità di Dio, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma il progresso va avanti e di conseguenza non ci si può immaginare un mondo statico. Quando io ho iniziato a fare fotografia facevo le sfilate utilizzando il 180-28 Pentagon attaccato alla mia FM2. Non avevo tanti soldi e quello era ciò di cui dovevo accontentarmi. Ecco, mettere a fuoco con quell'obiettivo su quella macchina qualcosa che camminava, perché io facevo le foto sempre dalla fine della passerella, è tutt'altro che semplice, e ottenere l'esposizione giusta era altrettanto una sfida, perché ai tempi si scattava in diapositiva e se sbagliavi di uno stop buttavi praticamente tutto. Oltretutto non avevi automatismi perché l'FM2 era esclusivamente manuale. Realizzare delle foto in quelle condizioni richiedeva tanta manualità, tanta pratica. Oggi con una qualunque macchina da 700-800 euro e un obiettivo decente fai delle foto 10 volte migliori delle mie senza avere praticamente alcuna competenza, cioè se riesci a inquadrarla la foto ti viene. Ai miei tempi non era assolutamente così, ma come ti ho già detto in un altro video, questo non vuol dire che il fotografo di oggi è un fotografo peggiore di me. Ora io chiedo scusa a Piercing per aver parafrasato il titolo e chiedo scusa a Eraclito per citarlo adesso, ma Pantarei, tutto cambia, tutto scorre, dobbiamo far pace con questo e rilassarci sul fatto
che c'è un'evoluzione. Questa evoluzione può piacerci o non piacerci, può andare in una direzione oppure in un'altra. La fotografia, come tutto in questo mondo, cambia e in questo periodo è cambiata davvero, davvero parecchio. Oggi sto girando con la Insta 360 One R, la mod da un pollice, non c'è la lente addizionale che utilizzo di solito, nonostante sia a una distanza nell'intorno dei 70, forse 80 centimetri, quindi potresti aver notato una leggera differenza di nitidezza. Sto girando in condizioni di luce piuttosto complicate perché il sole è molto basso sull'orizzonte, quindi la luce è estremamente variabile. Ho rimosso la protezione dall'obiettivo, questa qui, primo perché era esageratamente zozza e forse anche l'obiettivo non è poi così pulito, e poi perché volevo mostrarti semmai ci fosse una differenza. Il profilo è il log che ultimamente sto utilizzando e la post-produzione è realizzata esclusivamente con la LUT di Insta360, specifica per la mod da un pollice. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.